No, è logico che comunque che eravamo molto contenti perché ora come ora veniamo da 5 risultati utili di fila, però non ti nascondo che oltre alla felicità c'era anche un po' di amarezza perché comunque non siamo riusciti a centrare il bottino pieno, perché comunque avendo avuto due partite in casa come Carrarese e Pontedera, il nostro obiettivo era vincere, come lo sarà anche per giovedì sera a Cadancona. Quindi adesso noi affronteremo partita per partita per in primis togliere tutti i dubbi a questa grafica, perché vogliamo assolutamente togliere i dubbi e poi per andare a giocare cioè, con la spensieratezza di andarci a guadagnare con un sogno, se così si può dire, perché penso che il nostro gruppo, io l'ho vissuto per tutto l'anno e so quando abbiamo vissuto i momenti difficili e quindi penso che meriterebbe anche qualcosa di grande. Io in cuor mio, essendo tutti i giorni con la squadra e con il gruppo, non, onestamente non ci credevo cioè, per la situazione che stavamo vivendo, perché credo in ogni singolo componente della nostra squadra e vedendoci allenare, vedendoci giocare, mi chiedevo il perché avessimo questo tipo di classifica. Penso che l'apice è stata la sconfitta in casa contro l'Aquila Montevarchi, dove comunque era un crucevia della stagione, perché era proprio uno scontro diretto. E avendo perso quella partita, per noi è stato un bello schiaffo in faccia. Però la storia di questa squadra è la storia che ci ha contraddistinto per tutto l'anno e che quando noi prendiamo un grande schiaffo in faccia abbiamo gli attributi di andare a vincere a Fermo, che non era assolutamente scontato. Se si guarda tutto l'anno, la Fermana in casa penso che abbia perso un paio di partite. Anche le big del girone sono andate lì e hanno fatto fatica. Noi siamo andati lì e abbiamo vinto una partita che per noi era questione di vita o di morte. Fossero stati chiari fin dall'inizio i motivi, magari ora come ora si parlava di una classifica diversa. Io penso che sbagliando si impara, che da alcuni errori che tutti noi abbiamo fatto, io in primis, si può solo che migliorare ed imparare. Avendo preso tanti schiaffi, penso che una volta, avendo visto sempre la nostra amarezza e che delusione, ci siamo davvero guardati e abbiamo capito che non meritavamo questo e abbiamo capito l'importanza di ogni pallone perché qualora le cose fossero andate in maniera anche diversa era una delusione troppo grande per tutti.